Se oggi sono in compagnia di marito e figlia che sono qua insieme a me, quindi se sentite rumori, vocine, versi, cose strane, sono loro due. Ma se no, se non faccio un video anche in loro presenza, non riuscirò mai più a fare questi video. Allora, oggi vi devo assolutamente mostrare questo pacco che ho ricevuto dalla Bottega Viola. Ragazzi, l'ho ricevuto più di un mese fa, non sono mai riuscita a fare il video prima. Perché praticamente da quando la bambina soprattutto anche cammina è praticamente impossibile cammina, oddio, cammina stando con noi, quindi dobbiamo starle dietro. È impossibile creare video. Avevo inviato anch'io un pacco a lei perché comunque era uno scambio creativo che non le è mai arrivato. Sono veramente rammaricata, sono arrabbiata con le poste. Io avrei voluto spedirglielo con posta 1 perché gli arrivassi in un giorno, la postina ha combinato un macello, non l'ha spedito con posta 1, non so con cosa l'ha spedito, ma è passato più di un mese, non le è mai arrivato. Io, anche se non è colpa mia, mi scuso con tutto il cuore, io avevo fatto un po' di creazioni dedicate apposta per lei, anche che volevo spedirle un po' di cose e non so, vorrei, se riesco, nei prossimi giorni proverò a creare qualcos'altro, proverò a spedirle qualcosa per scusare di questo disagio. Purtroppo il mio pacco già prima non sarebbe stato ai livelli di quello che mi ha spedito lei, perché vedete è un pacco veramente enorme, però l'avevo fatto col cuoricino e mi spiace veramente tantissimo questa cosa. Spero di riuscire a rimandarle qualcosa e se non in tempi brevi ci riproverò sicuramente. Andate a vederla, vedete c'è il negozio su Etsy e su Instagram, questa è la sua immagine, quindi la trovate anche facilmente. E dietro c'è il bigliettino. Ciao Monica, ti ringrazio per questo scambio e spero ti piaccia tutto. Emanuela Viola. Già so che si chiama Viola, che figo. Vi devo far vedere cosa mi ha mandato. Ecco che partono le canzoncine, non so se le sentite, dei giochini di mia figlia. Intanto, lo sfondo sberluccicoso. Non so se si vede che sberluccicoso. Comunque, vi faccio vedere un po' di cose. Allora, ecco qua. Partiamo con lo stampo a cuoricino. Non ne ho tanti a cuori, quindi mi torna molto utile. Sono bellissime tutte le cose che mi ha mandato. Poi c'è lo stampo. Lo stacchiamo, la cagnolina magari. Magari non si sente nel video, però. Eccolo qui. Con i bottoncini. Che se non sbaglio sono tutti diversi. No, aspetta, forse questi due sono uguali. No, neanche questi due sono uguali. Tutti diversi. Poi, guardate qua, mi ha mandato il pignato. Allora, innanzitutto mi ha mandato questo, devo agitarlo un po' per poi farlo. Io oro non ce l'avevo, guardate, ta-ta, non vedo l'ora di provarlo per vedere come rimane. E poi qua ci sono un sacco di colori, non li ho aperti perché volevo proprio aprirli insieme a voi nel video. Adesso vediamo. Quali ci sono? Allora, il nero, ottimo perché io lo sto finendo. Poi il giallo di pignata non ce l'avevo, avevo dell'altra marca. Il verde è chiaro, il verde lime, sì, chiaro. Poi l'arancione, vediamo cosa c'è di qui. Aspettate. Lo stesso, tra un po' potrebbe apparire una manina. Ecco, non è apparsa, ma si è mosso tutto. Ma allora, ok. Allora, poi qua c'è. Oh, il passion purple. Quanto è bello questo colore! Poi il magenta. Praticamente sì, mi ha mandato tutti i colori principali che io amo e uso tantissimo. Un bianco. Scorta anche di bianco e ovviamente il baia blu, bello. Ah, mi è felice? Tantissimi. Grazie, ma lo sai già che ti ho ringraziato di cuore. Poi, vediamo un po' qui. Io in realtà l'ho già visto, ma l'ho richiuso. Così lo faccio vedere anche a voi. Ta-ta! Qua ci sono delle creazioni bellissime. Allora. Partiamo con questa. Non sorvoliamo, ma anzi no, ve li faccio vedere questi sacchettini bellissimi. Allora, guardate che carino. No, vabbè, è adorabile sto gatto. Mannaggia, guardate che bello.
Finalmente adesso posso appenderlo in macchina. Questo poi. Sacchettino coniglioso. Aspettate. Questa è un'altra creazione che adoro, gliel'ho richiesta con questi colori. Guardate che bella la chiave di Harry Potter. No, vabbè. Gliel'avevo proprio chiesta con le ali lilla. Beh, mi piace tantissimo. Guardate quanto è bello. Sullo sfondo bianco si vede? Non si vede più o meno. Cioè, spettacolo. Ma no, felicissima, felicissima, felicissima. Poi, qua, gli ho visto una creazione che gli ho detto che mi piaceva un sacco e lei me l'ha mandata. Guardate che bella. È praticamente una farfallina arcobaleno in stoffa. Cioè, è bellissima. E poi dentro ha questa collana. Ma che scema, ve l'ho fatto vedere al contrario. È di qua, al lato giusto? Con le doppie ali. Guardate che bella. Fine, delicata. Cioè, stupenda. È proprio bella, bella, bella. Poi, anche questi, li ho visti, sono bellissimi. Questo paio di orecchini fatti in pasta polimerica. Aspettate che li tiro fuori. Guardate che belle con questi colori. Guardate, cioè sono uno spettacolo. Bellissimi. Credo che siano tipo delle cane. Che poi te le puoi creare da te. Bellissime. Un sacco di cose super 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 belle. Cioè, questo è il mio pacchetto preferito in assoluto. Non poteva non esserlo. Cioè, guarda quanta roba fighissima. Andiamo avanti, c'è un sacco di roba. Allora, non sto a aprire tutto perché sennò non finiamo più. Poi ci sono queste basi cameo fatte così. Me ne ha mandate un po'. Poi qua troviamo un'altra creazione. Dove si apre? Aspettate, perché l'avevo aperto io. Acqua. Questo, se non sbaglio, è un segnalibro. Faccio vedere in trasparenza che è più figa. Guardate che bella. Credo che l'abbia fatta con l'inchiostro ad alcol senza metterci via. Che bello il dietro col fiorellino. Io ce l'ho a cuore. Ta-da! Mettiamola qui. Poi ci sono un po' di basi per collana fatte così col cordino cerato e l'organza rosse con le chiusure color no, rame. Come si dice? Non è neanche oro, mi viene bronzo, color bronzo. Ecco qua. Queste. Poi ci sono queste qua, che sono sempre, se non sbaglio come la lunghezza, sono sempre basi per collana, che hanno questa forma morbidosa perché sembra tipo corda, rosa antico, bellissime. Poi qua c'è un pacchetto con charms di ogni genere. Adesso non sto aprirlo perché sennò vedete che c'è veramente un po' di tutto. Sprona, capito? Che belli questi qua, sono stupendi. Sono veramente stupendi. Qua ci sono gli altri gancini simili a quello della collana. Vedete, sono fatti così. Quelli servono tantissimo per le cose in resina. Le creazioni in resina. Poi un altro stampo. Questo non so se si vede, vediamo se. Ah, sì, non c'è bisogno che lo apro. Uno stampo ovale carinissimo con le farfalle, troppo belle, devo usarlo assolutamente anche questo. Poi ci sono dei cameo, io li chiamo sempre cameo comunque, dei fiocchi, guardate quanti, ce ne sono tantissimi. Si possono decorare o usare direttamente per fare gli stampini. Poi ci sono i glitter, tipo con la glitter dovrebbe essere questa, in tutte queste colorazioni qua. Carinissimi. E poi un'altra cosa che adoro, ovviamente, il super pacchettino con tutte
tutti i... qui ho visto che ci sono vari sacchetti, quindi li posso tirare un po' fuori. Ecco qua, anellini sempre super utili, di varie dimensioni. Poi anche io ce li avevo questi. Questi li uso parecchio nei bracciali con elastico. Poi, oh, che belli anche questi da usare. Guardate, bellissimi. No, vabbè, queste, le anelline, le micro stelline. Guardate che belle, super lucide. Poi eccoli, mi sembrava di averli visti. Eccoli qua, quei fiorellini, quanto sono belli. E qua gancettini a vite di varie tonalità, argento, oro e bronzo. C'è un po' di tutto, che io li uso tantissimo, questi. Poi andiamo avanti. Qua ci sono queste due creazioni lecca lecca di Lace il Fiocco. Non ve le apro perché ho paura di romperle. In pasta polimerica. Guardate che carine. Poi qua abbiamo delle basi in legno. Io adesso ci sto studiando cosa crearci sopra con la pasta polimerica, perché con la resina secondo me non renderebbero. Mi devo pensare a cosa disegnarci sopra con appunto il fimo. Queste qua. Poi c'è questo super pacchettino con i glitter olografici. Cioè, guardate che sberluccichio. Ta-da! Super super bello e super super utile soprattutto. Poi qua ci sono altre basi, queste forse però ve le voglio far vedere meglio, senza forse, perché ho spaccato tutto. Faccio vedere almeno quelle più grandi, guardate, bellissime. Questa è la mia preferita, guardate che bella, ce ne sono veramente di ogni forma e dimensione, guardate. Di ogni, proprio bellissime. Poi siamo verso la fine. Allora, pacchettino con le perle, queste hanno il definiamolo ricamo, non so bene come chiamarlo. E poi ci sono le perline bianche. Ta-da! Queste mi ricordano un sacco le perline della mia collana d'allattamento. Poi ci sono questi, che sono delle roselline in stoffa, che sono adesive, vedete, staccate quello, le attaccate. Ta-ta-ta-ta-ta. E giocare con la rosellina in stoffa? Aspetta che ti do il pacchetto della rosellina in stoffa. Sto parlando con mia figlia, non prendermi per forza. Vieni a prenderlo. Vabbè, non lo prende. Fatto pure cadere. Poi sono gli evidenziatori, che tornano utili. Oh, sono i Tiger, non l'avevo visto, figo. Poi siamo praticamente alla fine. Ci sono questi adesivi qua a forma di fiore, anche qua sono sberluccicosi. E se non sbaglio questa è l'ultima cosa. No, non è l'ultima cosa, aspettate che la tiro fuori. Ah, facciamo prima vedere questo. C'è queste basi, queste, sì, sono di più di una, basi in legno. Ta-ta-ta! Che devo pensare anche qua come decorarle. E infine c'è questo, aspettate che ve lo tiro fuori, così ve lo faccio vedere. Ta-ra-ta-ra-ta-ra! Eccolo qua! Un quaderno! Ci posso annotare qualunque cosa. Sto pensando se portarmelo, se annotarmi le idee creative, che di solito faccio così. Bellissimo, utile, portatile, perché è grosso tipo una spanna, con la mia manina. Ecco qui, questo è tutta la miriade di cose che mi ha mandato. Quindi il mio pacco non era comunque paragonabile, cioè mi spiace, purtroppo non era a questi livelli come quantità,
Però ci avevo messo tutto il cuoricino io per spedirle le cosine. E non so, devo vedere se riesco veramente a rimandarle qualcosa, ma non lo assicuro, devo provarci. Poi tanto le parlerò personalmente di quest'idea. E niente, è da un quarto d'ora che vi sto mostrando tutte queste cose perché sono veramente tantissime, come potete vedere. E andate a visitare la sua pagina Instagram e anche il suo negozio su Etsy, ve lo consiglio. Ta 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 ta. Eccolo qua. E niente, noi ci vediamo come sempre la prossima volta con un nuovo video, appena riuscirò di nuovo a creare i video. Io ci provo, sapete, ho il tempo un po' ristretto per fare queste cose. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, pollicione in su se vi è piaciuto il video e lasciatemi un sacco di commentini, mi piace sempre leggerli e rispondere. E io vi mando un bacione e ci vediamo la prossima volta. Ciao!